Sul topolino numero 3568 arriva il terzo episodio della serie La grande mitologia papera, con il figlio di Papera Arianna, Luca Barbieri, per i disegni di Emanuele Baccinelli, reinterpreta il mito del filo di Arianna e del labirinto di Dedalo. In realtà la parte relativa al labirinto di Dedalo viene, diciamo così, completamente ridotta e leggermente stravolta, visto che l'inventore del labirinto, che in questo caso è interpretato da Archimede, non ha alcun figlio e quindi Icaro viene completamente eliminato. Al centro del labirinto invece si trova il Minotauro, che però non è più un essere metà uomo e metà toro, ma è un automa che è qualcosa in qualche modo che è già presente anche in varia natura all'interno dei miti dell'antica Grecia. Si trovano infatti vari elementi che sembrano suggerire come comunque degli automi meccanici fossero allo studio in qualche modo realizzati con i mezzi che avevano all'epoca dagli antichi greci. Quindi in qualche modo questa possiamo considerarla come una versione fantascientifica fino a un certo punto di un automa tipo quelli che magari potevano progettare gli antichi greci all'epoca. Ovviamente, come intuibile dal titolo, Arianna viene interpretata da Paperina, mentre Teseo da Paperino. E ancora una volta è il filo che permette a Paperino di poter uscire dal labirinto, più o meno. Considerate questo come un video un pochino più ristretto rispetto a un altro che ho intenzione di realizzare, dedicato appunto agli labirinti, visto che è di questo che voglio concentrarmi. I labirinti storicamente sono sempre stati molto interessanti per gli esseri umani e li troviamo anche in varie pitture rupestri, però vorrei osservare come la risoluzione del labirinto di Dedalo, in questo caso del mito greco, viene fatta grazie a un cosiddetto aiuto esterno. Invece è possibile, senza alcun bisogno di aiuto esterno, riuscire a trovare un modo per risolvere il labirinto. In effetti, nel 1882, Edward Lucas, nel suo trattato che potremmo tradurre come Ricreazioni matematiche, o matematica ricreativa, propone un metodo di risoluzione dei labirinti attribuito a tale Tremo. Vediamo come funziona. Entriamo nel labirinto. Prima o poi arriveremo a un bivio. In questo caso, cosa facciamo? Ogni volta che questo incrocio è un incrocio nuovo, cioè un incrocio su cui non siamo passati, la scelta tra quello di destra o quello di sinistra, o quello davanti, insomma, la scelta della strada, è assolutamente indifferente. Se alla fine della strada che abbiamo scelto arriviamo a un vicolo cieco, torniamo indietro e compiamo ovviamente una scelta differente rispetto a prima. Ovviamente è sempre possibile che facendo il percorso all'interno del labirinto ci ritroviamo nuovamente a un incrocio già battuto. In questo caso allora si cerca di ricordare la strada percorsa e cambiare a un certo punto degli incroci la strada, nella speranza ovviamente di ritrovarsi a un altro incrocio che vada bene, uno nuovo, che poi alla fine ci possa portare verso l'uscita del labirinto. Ovviamente con un metodo di questo genere bisogna mantenere la calma e ricordarsi dove si è passati. Un metodo però per semplificare tutto ciò arriva più o meno un secolo dopo, grazie a Martin Gardner sulla sua rubrica per Scientific American dedicata alla matematica ricreativa. In questo caso Gardner suggeriva di segnare sul lato destro il muro in corrispondenza della direzione che è stata presa, in maniera tale che quando raggiungiamo una strada i cui muri sono segnati su ambo i lati sappiamo di averla già percorsa sia in una direzione sia nell'altra, e così probabilmente non ha senso percorrerla nuovamente. Ovviamente questo è semplicemente un modo per poter risolvere il labirinto. Ed è interessante poi come si possa applicare proprio alla risoluzione dei labirinti la disciplina della topologia, quella branca
della matematica, che venne ideata in pratica da Leonhard Euler quando gli sottoposero il famoso problema dei sette ponti di Königsberg. In questo caso si va a trasformare il labirinto praticamente in una rete, ma di questo spero di potermi occupare nel video che vi ho promesso all'inizio, quello appunto più esteso dedicato ai labirinti. Arrivati a questo punto, infatti, innanzitutto vi invito ad andare in descrizione, dove troverete l'articolo su cui si baserà, spero presto, il video dedicato ai labirinti. E inoltre vi invito anche a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!